Il volto emaciato con cui arriva al tribunale di Palma de Mallorca la dice lunga sulla dura prova che l'attende. Prima reale spagnola a finire alla sbarra, l'infanta Cristina di Borbone, sorella del re Felipe, è comparsa oggi in aula con il marito Inakium Dargarin per rispondere delle accuse di malversazione legate alla Fondazione NOS che potrebbero costarle fino a 8 anni di carcere. È un giorno molto importante sia per la giustizia che per il popolo spagnolo, e questo perché una cittadina spagnola appare oggi in tribunale per rispondere di crimini di cui è accusata. In attesa dell'infanta Cristina, che sarà ascoltata per ultima, martedì è stata la volta del primo dei 17 imputati. Il campione olimpico di vela José Luis Ballester, alias Pepote, ha parlato ai giudici di contratti gonfiati con cui la Fondazione NOS di Undargarin avrebbe contribuito a dirottare milioni di fondi pubblici verso una società intestata a Cristina e al marito.